Amici di YouTube, bentrovati da Marco Liguori. Avviso importante: qualora questo video dovesse superare i 100 like, ne pubblicherò immediatamente uno nuovo. Lasciate il vostro piace adesso per avere subito online un nuovo video di Marco Liguori. In questo video parliamo dell'incredibile, quanto inaspettata cacciata da parte di Mediaset nei confronti della famosa conduttrice. Stiamo parlando di Ilary Blasi, che, come sapete, è una delle mie conduttrici preferite. Piccolo inciso, piccola parentesi, adoro la famiglia Totti, personalmente stimo molto Ilary come conduttrice, ma soprattutto stimo molto Francesco Totti, principalmente come calciatore, ma soprattutto come uomo. Pensate che Francesco Totti ha sempre fatto della beneficenza tacita, quindi tanto di cappello all'ex capitano della Roma, ma la notizia che riguarda la sua dolce metà è davvero sconvolgente e ci coglie davvero di sorpresa. Ilary potrebbe essere stata cacciata dalla conduzione del Grande Fratello. Andiamo a leggere l'articolo, sebbene Ilary dica qualcosa di diverso. Dopodiché, ovviamente, commenteremo l'articolo insieme e apprendiamo che, dopo 3 stagioni al timone del Grande Fratello VIP, Ilary ha ceduto il testimone al suo opinionista Alfonso Signorini in una lunga intervista. Ilary si racconta e spiega la sua scelta e parla dell'addio al Grande Fratello VIP. Questa è la versione di Ilary. Sul web molti pensano che Ilary sia stata cacciata. Non sappiamo il motivo, onestamente. E supportatemi con un commento. Qualora la pensiate come me, credo che avesse condotto davvero bene, credo che sia una splendida persona e soprattutto un manifesto di una famiglia, la famiglia Totti, appunto, una famiglia straordinaria, una famiglia che molto probabilmente è da esempio a tutti quanti noi, soprattutto con la generosità, con i moniti di generosità più volte ribaditi, più volte praticati da Francesco Totti, e la simpatia, la semplicità di Ilary, che onestamente ha condotto davvero bene le ultime 3 edizioni del Grande Fratello. Non sappiamo se Ilary sia stata fatta fuori alla conduzione oppure abbia deciso di sua volontà di lasciare il programma. Fatto sta che la notizia ci dà un pizzico di malinconia. Come detto, a condurre la prossima edizione del Grande Fratello VIP sarà Alfonso Signorini in solitaria. Scelta discutibile, non credo sia in grado. Tutto qui. Scrivete nei commenti cosa ne pensate. Il commento più bello sarà letto in diretta. Io vi ringrazio per l'attenzione. Lasciate i vostri commenti, iscrivetevi al canale, condividete questo video, iscrivetevi alla pagina Facebook. Marco Liguori News.